celebrato in Piazza del Popolo a Pesaro il 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Vallefoglia ha inaugurata alla presenza di autorità e cittadini la nuova piazza del municipio. Ad Arcevia un'esercitazione europea su scala reale dedicata a testare moduli sanitari di emergenza di protezione civile. All'Alexander Hotel di Pesaro uno spettacolo di beneficenza per raccogliere fondi in favore delle terre alluvionate. 12 ragazzi della squadra maschile di pallavolo della scuola Matteo Nuti di Fano al Roseto degli Abruzzi hanno rappresentato la Regione Marche in occasione della festa dello sport scolastico. Invece gli alunni della scuola di Kung Fu di Fano, protagonisti a Perugia con il maestro Diego Rillo. 3 e 4 giugno alla Rocca di Fano la prima edizione di Giovani in Festival, mostre di opere d'arte, sculture, ma anche spettacoli serali. Venerdì 2 giugno, benvenuti a Occhio alla Notizia. Si sono svolte questa mattina a Pesaro in Piazza del Popolo le celebrazioni per la festa della Repubblica. Presenti le forze dell'ordine, le istituzioni e tanti cittadini. Al termine della cerimonia, il prefetto Emanuela Saveria Greco si è detta soddisfatta per l'organizzazione. Anche a Pesaro, nella giornata odierna, si sono svolte le celebrazioni per il 77° anniversario della Repubblica Italiana. La cerimonia è iniziata con la marcia del corteo e delle associazioni combattentistiche partendo dal Teatro Rossini fino a Piazza del Popolo, poi la deposizione della corona d'alloro alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo, infine lo schieramento dei reparti e corpi dello Stato, la cerimonia dell'alzabandiera e l'inno di Mameli. Affascinante l'iniziativa dei Vigili del Fuoco che si sono calati dal tetto del Palazzo Ducale per srotolare due lunghe bandiere d'Italia, uno spettacolo coinvolgente per tutti i presenti. A seguire i vari interventi istituzionali e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Io ringrazio veramente tutti i cittadini di Pesaro, ma di tutta la provincia, perché hanno partecipato con entusiasmo. E l'entusiasmo si è sentito ed è stata veramente una festa della Repubblica partecipata da tutti. Una festa organizzata nei minimi dettagli con ottimi risultati. Ma credo di sì, lo ha detto lei e questo per me è un'attestazione di stima e quello che ho potuto vedere con grande soddisfazione è l'entusiasmo della gente che ha partecipato. Il prefetto ha avuto l'idea di rompere un po' gli schemi, di rendere questa festa non una festa con un spirito solo istituzionale, solo formale, solo militare, ma a renderla una festa di popolo. Piazza del Popolo è la cornice più adatta, il tempo ci ha aiutato tantissimo, l'entusiasmo, l'allegria dei bambini, così anche, come anche degli anziani, penso sia un'attestazione di grande successo di questa giornata. È stato molto importante ed è stato bello che il prefetto abbia voluto portare questa festa in piazza, in cui c'è stata una grande partecipazione, come speravamo e c'è stata, di cittadini e di sindaci, ed è stata una festa del paese per il paese. Il prefetto ha voluto quest'anno festeggiare, diciamo, in maniera più importante la festa della Repubblica, ha fatto bene, perché noi abbiamo come paese alcuni pilastri sui quali ritroviamo l'identità nazionale. Uno è il 25 aprile, la festa della Liberazione, e l'altra è il 2 giugno, la festa della Repubblica. Sono due giornate uniche nelle quali ricordiamo lo sforzo che è stato fatto per arrivare alla Repubblica, per arrivare prima alla democrazia attraverso la lotta di liberazione e poi, dopo la scelta della Repubblica, la scelta della Costituzione più bella del mondo. Quindi queste sono le basi sulle quali si forma il nostro paese ed è bene festeggiare al meglio la Repubblica Italiana.
Al termine sono state consegnate onorificenze e medaglie agli insigniti, targhe ricordo e attestati a coloro che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione in Piazza del Popolo a Pesaro. È stata una cerimonia organizzata veramente da tanti enti, associazioni. Ringrazio di nuovo il Comune di Pesaro, il Comune di Urbino, la provincia, perché hanno fatto un lavorone, ci sono stati sempre vicini. Ringrazio tutti. A Valle Foglia invece non è stata solo una giornata di celebrazioni per la festa della Repubblica, ma anche di inaugurazioni. Alla presenza di autorità locali e dei cittadini è stato tagliato il nastro per la nuova piazza del municipio. Ogni volta che si entra nella piazza ci si trova di fronte ad un dialogo. È proprio questa la sensazione vissuta durante la giornata della Festa della Repubblica di Valle Foglia, coincisa con l'inaugurazione di un'importante opera, la grande piazza del municipio di fronte alla nuova sede del Comune di Montecchio. "130 parcheggi, 17 punti luce, 9 panchine e 20 giochi d'acqua. Un intero spazio per ospitare i numerosi eventi in programma per la stagione estiva. Dopo tanti sforzi e il notevole impegno da parte dell'amministrazione comunale e degli enti coinvolti, il tanto atteso taglio del nastro, frutto di dialogo e di lavoro di squadra, che si è svolto prima della cerimonia dell'alza bandiera, avvenuta sulle note dell'inno di Mameli, eseguito dal corpo bandistico di Colbordolo e il saluto del sindaco di Valle Foglia, Palmiro Chielli. Oggi è una giornata straordinaria, bel tempo come si vede, la festa della Repubblica. Qui è una doppia festa perché inauguriamo anche questa piazza, la piazza del municipio, importante, la piazza per i cittadini, questa grandissima piazza che serve la Casa della Salute, la palestra, le scuole, i cittadini e la comunità. La festa della Repubblica è importante, la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, è una Repubblica che ci ha consentito in 75 anni di mantenere la pace in Europa, ahimè fortemente messa in discussione, ed è una Repubblica che sollecita la unità nazionale, la coesione sociale, la solidarietà fra le persone, fra le associazioni, eccetera. Quindi è una giornata bellissima, importante. Presenti alla cerimonia gli amministratori locali, il parroco Don Marco Di Giorgio e tanti cittadini che hanno espresso il loro parere sulla realizzazione di quest'opera. È stupenda, è una cerimonia che si merita per l'inaugurazione di questo nuovo locale, di questo comune. È importante, tanto conosciamo il territorio, il sindaco, un bravissimo sindaco che abbiamo. Da piacere giustamente per il servizio anche del popolo, del paese. Una bellissima piazza qui, ecco, che è proprio al centro del comune di Valle Foglia, Montecchio, davanti al municipio e davanti, o meglio, alle spalle della Casa della Salute. Quindi molto importante anche come location e anche come, ecco, è stata fatta in una maniera molto bella per la popolazione, per poterla poi, ecco, usufruire adeguatamente da parte di tutti noi cittadini. Grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti quelli che si sono spesi per questa bellissima piazza. Dopo il riconoscimento all'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Montecchio e l'esibizione del coro e cantori della Città Futura, i presenti sono stati allietati da un'esibizione dei ragazzi del Centro Danza Performance Lisa Vergoni. La Regione Marche organizzerà in collegamento funzionale con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'esercitazione europea su scala reale dedicata a testare moduli sanitari d'emergenza con una durata di 4 giorni complessivi. La simulazione, che vedrà il coinvolgimento di 250 partecipanti su uno scenario conseguente ad un evento sismico pandemico, si terrà dal 6 al 9 giugno ad Arcevia.
L'orgoglio delle Marche, della nostra protezione civile, dei nostri territori che sono stati individuati per ospitare questo evento internazionale a livello europeo di esercitazione di protezione civile legato anche all'attività sanitaria. Perché dico l'attività sanitaria? Perché saranno dislocati nel comune di Arcevia, esattamente qui nella provincia di Ancona, tre ospedali da campo, uno proveniente dalla Germania, dalla protezione civile tedesca, uno dall'Austria e uno dalla Romania. Poi ci saranno tutta una serie di esperti provenienti anche da altre nazioni, per circa 220 persone provenienti dall'esterno, dalle nazioni straniere, tra operatori sanitari, protezione civile e anche esperti, diciamo così, che valuteranno poi le attività che si portano avanti. Noi come Regione Marche ovviamente dovremo mettere a disposizione tutta una serie di persone e di volontari, oltre 200 anche da parte nostra, oltre alla grande disponibilità che ha dato il comune di Arcevia, perché logisticamente è molto difficoltoso tutto questo percorso che durerà diversi giorni, dal 6 al 9 con un evento conclusivo il 10 di giugno. Ringrazio anche tutta la collaborazione dalla prefettura innanzitutto, ma poi tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e tutto il volontariato diffuso. Cos'è questa esercitazione? Di fatto è un test che mette insieme le protezioni civili di vari paesi d'Europa, proprio perché in casi eccezionali di gravi calamità che possono succedere in qualsiasi parte del mondo, non solo nei nostri territori o in Europa, le protezioni civili vengono chiamate ed per questi eventi così drammatici magari e ampi sui territori, per la loro gravità, occorre una protezione civile non legata singolarmente ad una nazione o ad una realtà diciamo minore, ma occorrono grandi organizzazioni. Anzi, io voglio anche dire che questo tipo di attività in questo momento da parte della Protezione Civile Europea si sta avverando, ahi noi, purtroppo proprio nelle nostre zone della vicina Romagna, dove c'è proprio un'articolazione in questo senso organizzata dalla Protezione Civile Europea. Ecco, quindi è un test che viene portato avanti a livello europeo ed è caratterizzato sui territori di Arcevia, nelle Marche. Quindi questo, sì, come abbiamo iniziato prima, ci rende orgogliosi, perché se veniamo scelti per una organizzazione così complessa che simula un grande terremoto, quindi con l'installazione di tre ospedali da campo, vuol dire che nelle Marche c'è una grande fiducia nella nostra protezione civile e nella nostra organizzazione complessiva. Ed ora andiamo a Sassonia di Fano, dove un nostro telespettatore ci invia questa video segnalazione sullo stato in cui si trova il tratto di spiaggia poco prima e subito dopo la pista dei go-kart. Vediamo. Questa è l'unica spiaggia dove non si pulisce a Fano, guardate qua, guardate che immondizia. Siamo noi bagnanti a pulire, ma vi faccio vedere il tratto di spiaggia che ho pulito io. Guardate. Vedete? Vedete qua, va. Guardate che immondizia. Sono anche i bagnanti, guardate qua che immondizia. Questo lo fate ricapitare direttamente al sindaco, guarda qua. E questi sono tutti i legni raccolti che dovrebbe farli il comune. Mi sono fatto un bel sedere. Guarda qua. Guardate qua. Vedi? Vedi? Pulito. Poi inizia un altro tratto tutto sporco. Guardate qua che c'è. Guarda qua, che c'è. Vedi? Guardate, questo è un altro pezzo di spiaggia libera adiacente alla pista Cocardo, guardate com'è messa, guardate là, tronchi dappertutto, quelli del comune, no come il signor e amici ripuliscono per loro conto le spiagge dove uno vuole passare l'estate. Le spiagge libere sono sempre del comune e quindi dovrebbero essere messe a disposizione dei bagnanti che magari non si possono permettere di andarsi ad affittare un ombrellone, a meno di avere una spiaggia decente. E rimaniamo sempre in tema, perché nel prossimo video che la regia manderà in onda vediamo alcuni cittadini in azione nel ripulire la spiaggia dai tronchi depositati durante l'ultima mareggiata. Vediamo. Paghiamo le tasse, la spiaggia la dobbiamo pulire noi.
qua ci sono i poveri, lo curiamo noi, e di là ci sono i ricchi che passano le ruspe alla Sassonia là. E qua ci dobbiamo noi pulire. Va bene? Buongiorno signor sindaco, e vi ricordo che paghiamo anche le tasse anche noi. Vieni, vieni, vai a vedere che c'è, dico, vieni. Tutto a mano. Tutto a mano. Ok? Si intitola Una vita per la Chiesa ed è il titolo dell'incontro dedicato alla figura e in ricordo di Monsignor Luigi Negri, docente, teologo e scrittore, che si terrà lunedì 5 giugno alle 18.30 alla Pinacoteca San Domenico a Fano. All'iniziativa organizzata dal Centro Culturale Don Luigi Negri interverranno Monsignor Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia e Guastalla, e Sergio Belardinelli, professore alma mater dell'Università di Bologna. E invece domenica 4 giugno all'Hotel Alexander di Pesaro si terrà uno spettacolo di beneficenza per una raccolta fondi in favore delle terre alluvionate. Presentata un'iniziativa di beneficenza programmata per il prossimo 4 giugno alle ore 21.30 sulla terrazza panoramica dell'Alexander Museum Palace Hotel di Viale Trieste a Pesaro. L'evento, uno spettacolo dal titolo Il soffio della nuova vita, ideato da Roberta Arduini, che è anche voce recitante e autrice dei testi, vedrà l'esibizione del quartetto Oasi di Pesaro, presenti anche i valenti maestri dell'orchestra sinfonica Rossini. Questo spettacolo nasce proprio per venire incontro a questa domanda di senso, a questo annientamento che ci affligge in questo momento epico, quindi alla paura, alla sofferenza, la paura dell'ignoto, e quindi è uno spettacolo che dà spazio a un senso di rinascita. Accoglieremo la rinascita proprio attraverso la voce di Madre Terra. Abbiamo bisogno di speranza, l'artista ha bisogno di dare speranza anche quando lui stesso si trova all'inferno, quindi credo che sia un evento di cui abbiamo bisogno noi stessi e che possiamo donarlo agli altri con altruismo, anche tangibilmente con i fatti, ecco, cercando questi proventi per le terre di Romagna che sono state alluvionate così vicino a noi, quindi a noi tanto care. L'evento di beneficenza è stato proposto al conte Alessandro Marcucci Pinoli, che lo ha promosso nel suo Alexander Museum Palace Hotel, noto per i tanti incontri culturali e per il progetto La rivoluzione del buon esempio. Appena è venuta questa mia cara amica, che tra l'altro è una bravissima scrittrice e anche attrice, per dirmi che avrebbero fatto questo spettacolo gratuitamente per aiutare tutti questi alluvionati in Romagna, io ho accettato subito, perché rientro in questo mio grande impegno che porto avanti da anni per questa rivoluzione del buon esempio, cercando di portare del buon esempio. L'ho scritto nei libri, nei miei quadri, nelle sculture e soprattutto con i manichini che porto in giro per tutta Italia, perché sono convinto che il buon esempio sia tutto. Come ho detto tante volte, i bambini imparano a camminare vedendo i genitori, a parlare ascoltando i genitori, quindi il buon esempio è tutto. Lo scopo dell'evento è coinvolgere istituzioni, associazioni, enti locali e cittadini per una raccolta fondi e una rinascita delle terre alluvionate. E questo è un buon esempio, perché una raccolta di fondi per questi sfortunati che hanno avuto queste tragedie enormi, hanno perso tutto, quindi vanno aiutati. Molti se la cavano dicendo poverini o preghiamo per loro, mi sembra un po' poco. Molti giovani per fortuna sono andati a sparare il fango. Chi non può andare può dare un suo piccolo contributo, un piccolo obolo. Quindi domenica prossima, 4 giugno alle ore 21, ci sarà questo spettacolo per beneficenza, offrirò anche un aperitivo, l'offerta è libera, ovviamente cartacea, insomma, non con le monetine o un euro, però insomma è libera, quindi tutti possono venire, i posti sono 60, mi raccomando, o di prenotare o venire per tempo.
Mercoledì 7 giugno al centro sportivo Pieve Canneti di Orciano, nel comune di Terre Roveresche, si svolgerà la 10ª edizione di Gioca Insieme. L'evento, organizzato dal centro diurno Il Mosaico, in collaborazione con la Proloco e la scuola primaria Gio Pomodoro, vedrà la partecipazione di circa 150 atleti con disabilità provenienti da tutti i centri diurni dell'ambito territoriale sociale 6. L'iniziativa prenderà il via alle 9:30 per poi proseguire con giochi, premiazioni, ringraziamenti e il pranzo. Ed ora passiamo allo sport. Solo con tanta determinazione e passione si possono raggiungere ottimi risultati. Ne ha convinto il maestro pluripremiato di Kung Fu, Diego Rillo, che nei suoi insegnamenti ha fatto ottenere importanti risultati agli allievi della sua scuola. Diego, lei ha iniziato a praticare Kung Fu all'età di 10 anni, da allora non l'ha più abbandonata, e tanti successi, una vera e propria passione. Sì, esatto, ho cominciato da piccolissimo, a 10 anni, e è diventata la mia vita, e quindi continuo a insegnare. Sono diventato da semplice studente allievo a maestro, ed è la mia passione e la mia vita quotidiana. Quante medaglie ha ricevuto, lo vogliamo dire? Ho perso un po' il conto nel frattempo, perché sono stato a diverse gare mondiali in Cina, Hong Kong, in Europa. Diciamo che sono più di un centinaio sicuramente. Invece lei a Perugia ha portato anche gli allievi di una scuola fanese. In quanti eravate? Ci può raccontare qualche cosa? Eravamo 37 atleti, di cui qualcuno mi sta aiutando oggi con la città da giocare, a Perugia. E siamo state una delle scuole che ha ottenuto più punteggi, più medaglie, anche come numero di praticanti. Le gare si sono svolte appunto a Perugia, era un campionato nazionale ed erano presenti 550 atleti, quindi sono durate da sabato alla domenica, e i miei ragazzi, gli allievi, i bambini, ma anche quelli un pochino più grandi, hanno ottenuto dei ottimi risultati, hanno portato a casa più di una 60ina di medaglie. Che consiglio darebbe un giovane che si approccia per la prima volta a questo sport? Un giovane che si approccia a questa disciplina è qualcosa che lo forma nel carattere, da un punto di vista esterno ma anche da un punto di vista interno. Anche se un ragazzo, un giovane, pratica anche solo per un anno, è un'esperienza che gli rimane per tutta la vita, perché lo educa e lo disciplina nel profondo. Si può dire che se c'è costanza e determinazione in una persona si può raggiungere qualsiasi obiettivo senza limite di età? Direi di sì, io penso di essere l'esempio, che a 18-19 anni ho scelto di fare questo percorso, e a tutt'oggi ho una scuola a Fano, una Riccione, con 300 allievi. Giulio e Lucio, voi avete partecipato a Perugia a queste gare, com'è andata? Vi siete divertiti? Sì, sì, ci siamo divertiti, abbiamo partecipato tutte e due, e tutte e due abbiamo vinto degli ori. Sì, andare a Perugia è molto bello, perché ci si può confrontare anche con altre scuole che in altre occasioni sarebbe più difficile incontrare. Ecco, quante persone avete conosciuto? Avete fatto nuove amicizie? Sì, io in particolare con dei ragazzi che vengono da Firenze. Tu invece? Anch'io lo stesso. Quindi prossime gare, che cosa vi aspetta? Bisogna allenarsi, tanto come si bisogna fare sempre, spero di vincere ancora. E invece dal 22 al 26 maggio 12 ragazzi della squadra maschile di pallavolo della scuola Matteo Nuti di Fano hanno rappresentato la Regione Marche a Roseto degli Abruzzi in occasione della festa dello sport scolastico. Un grande emozione per gli insegnanti e i giovani, che hanno vissuto 5 giornate di sport ma anche di divertimento e nuove amicizie. La scuola Nuti ha partecipato alla festa nazionale dello sport scolastico. Com'è andata? Sicuramente è un orgoglio per questa scuola. Sì, è motivo davvero di grande orgoglio, perché credo che davvero si siano guadagnati una grande opportunità, perché lo sport è veramente, non si tratta tanto di vincere, ma è veramente affrontare le sfide una ad una, e loro sono andati molto avanti e noi siamo contenti davvero che abbiano potuto anche poi condividere questa esperienza con tutta la scuola, che di fatto fa da tanto tempo e svolge attività di promozione dell'attività sportiva, appunto, per i ragazzi non solo della scuola secondaria di primo grado ma per tutto l'istituto, e in particolare anche di pomeriggio i docenti sono impegnati in attività sportive.
e quindi anche la loro preparazione poi ne beneficia indubbiamente. Lei è uno degli insegnanti che ha accompagnato questi ragazzi in Abruzzo. Quanti giorni avete passato e quanti sono i ragazzi che hanno partecipato? Allora, noi siamo stati dal 22 fino al 26 a gareggiare con tutte le 21 regioni dell'Italia e abbiamo fatto una prima fase a gironi dove abbiamo incontrato Veneto e Basilicata e una seconda parte dove abbiamo incontrato Trento e la regione Lazio. I ragazzi sono stati molto bravi in un crescendo, diciamo così, di bravura, di impegno, di partecipazione, quindi è stata un'esperienza molto molto significativa, molto importante. Che cosa vi ha lasciato questa esperienza? È stata un'esperienza sicuramente positiva perché ha fatto capire ai ragazzi che attraverso l'impegno, attraverso la voglia di raggiungere un risultato, possono ottenere tutto quello che vogliono ed è quello che poi deve servirgli anche nella vita, quello di affrontare qualsiasi impegno con le loro massime capacità, con la loro voglia di vincere, con la loro voglia di mettersi in gioco. Ecco. Sono parecchie le iniziative che fate per lo sport. Le attività che si svolgono durante l'orario curricolare sono tanti, tanti progetti con cui collaboriamo con le società sportive, poi noi li proseguiamo nei pomeriggi sportivi con famosi gruppi sportivi dove andiamo a selezionare poi i ragazzi per poterli far partecipare ai campionati studenteschi che prevedono diverse fasi, cioè la fase provinciale, se si supera c'è quella regionale, se si supera si va alle nazionali. Le nazionali dei campionati studenteschi sono una piccola olimpiade, erano presenti più di 2000 ragazzi, quindi tutte 20-21 le regioni d'Italia e tutti questi ragazzi in un villaggio olimpico. E per noi e anche per i ragazzi potersi confrontare con altri ragazzi di altre regioni, potersi conoscere, penso che i ragazzi abbiano veramente sentito quello che è il senso dell'appartenenza alla scuola e diciamo alla loro regione, alla loro nazione. È stata un'esperienza molto divertente anche poi portare la bandiera della nostra regione alla festa di apertura. È stato molto emozionante poter rappresentare appunto la nostra regione a questa manifestazione davvero molto importante. E tu invece che ruolo avevi? Schiacciatore. Tu? Schiacciatore. Avete conosciuto anche altri ragazzi in queste giornate? Sì, non solo di quelli che diciamo stavano nelle camerate vicino a noi, ma anche sempre dello stesso villaggio, ma anche di altre regioni, sì. Domani 3 giugno alle ore 17 all'interno della Rocca Malatestiana di Fano si inaugura la prima edizione di Giovani in Festival, la mostra d'arte e performance di artisti curata dalla Galleria Seperdote di Doro Catalani. Durante le giornate dell'evento, in programma anche il 4 giugno, verranno esposte negli spazi della Rocca creazioni artistiche di giovani esordienti selezionate da un'apposita giuria e verranno affiancati da artisti già affermati nei vari campi dell'arte. Lo scopo di questo appuntamento è dare ai giovani la possibilità di esprimere e mostrare le proprie opere sotto l'ala protettrice dei maestri adulti e di stimolare un incontro tra le generazioni. La sera, invece, sul palco centrale si alterneranno altre performance artistiche e di spettacoli come musica, recitazioni e danza. Vi ricordo che domenica 4 giugno alle ore 21 trasmetteremo qui sul canale 19 di Fano TV la commedia dialettale dal titolo La fortuna è cieca, invece la sfiga ce ved na mucchia della compagnia del GAF. E questa era la nostra ultima notizia, subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire le programmazioni di Fano TV. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.